Ciao a tutti i gamers, bentornati sul canale di Preda Channel, sono Axel Preda e continuiamo con Deus Ex. Dovevamo dirigerci. Questo sì che è interessante. Sì, dovevamo dirigerci all'obiettivo, all'ultimo appuntamento. Le Scusate notizie non se fanno farò che un po' peggiorare. fatica a riprendere abitudine con i tasti, ma sto giocando anche personalmente The Witcher, quindi avendo dei tasti diversi potrei avere un attimo di problematiche nel riadattarci. Allora, abbiamo invisibilità, abbiamo lo scudo, quelle cose le avevamo fatte. Ok, dove Allora, dobbiamo secondo te non andare? dovrebbero trasferirli tutti laggiù? Non ci siamo più. Out, Devi immagino io, sì, controllare io i meccanico. cani. Anzi, Passo di qua, eh. come ti difendi da una cosa del genere? Ok. Devo provare qualcosa, non ricordo cosa. Qua un po' spassato. Questo faccio, posso saltare, sì. Ok. Il tombino. Scusi. Il tombino ci porta. Scusa scala. Sono già giù, no? Scenda, scenda. Cos'è sto posto? Ah, c'è zona rossa qua però. Attenzione ragazzi. Zona rossa qua, facciamo attenzione. Eh sì, perché tutto rosso? Scusate, ma diamo un'occhiata a questi obiettivi, perché allora questo vai a, no, questo stiamo facendo per il calibratore. Allora dice che posso trovare Oscar nel casino clandestino nel quartiere di, ah ok, sì, in teoria questo è il casino clandestino. Ok, sì, no, noi non sono cattivi. Te lo dico sempre, Vano. In patria le persone sono più genuine. Forse non sono Ci si cattivi. tratta con rispetto. Se hai qualcosa da dire, lo fai direttamente, con garbo. Questo è. Che c'è? Vattene, rottame. Siamo chiusi. Oh, non è qui per scommettere, Vano. No. Vero? No. Sei Yotar? Sono il signor Moktoveli, sì. Tu saresti? Sentito, Sono qui per conto di qualcun altro. Vano. Il nostro ospite tiene molto alla privacy. Credo sia meglio essere prudenti quando non sai con chi hai a che fare. Giusto. Ma delle volte può causare problemi che potrebbero essere evitati con la sincerità. Se nessuna delle parti accetta compromessi, non si arriva ad un esito soddisfacente. Sai che sei Vorrei evitare convincente. spiacevoli equivoci. Bene. In tal caso, dato che conosci il mio nome e di sicuro altre cose sul mio conto, penso che dovresti ricambiare questa cortesia. Guarda, non è complimento, parla schietto. Complimento, ascolta un complimento. Ascolta, sei una persona intelligente. Dubito ci sia qualcosa che ancora non hai capito di me. Ovviamente, sono qui per conto di Vaclav Koller. Attende della merce da voi. Sono sicuro che si tratta di un malinteso. Aia. L'unica cosa che ho capito di te finora è che non conosci la prima regola dei buoni rapporti, e cioè il rispetto reciproco. E che ho fatto io? Ascolta. Riguardo a Kuller non c'è alcun malinteso, voleva il calibratore e mi sono rifiutato. Con te farò altrettanto. Ma mi scusi, che ho detto Per di male? questo non mi piace trattare con i potenziati. Nuociono agli affari. Kuller deve essere disperato per mandare uno come lui. Mi scusi. Parla schietto. Un attimo fa parlavi di rispetto, ma ora ti comporti come se io non ci fossi. Sono qui perché Koller è l'unico che può fare le riparazioni che mi servono. Questa è la verità. Ora ricambia la mia cortesia. Vanno. Adesso è sincero. Fin troppo. Vabbè, ma. Tu parli di rispetto, Oh, ma signor. non ne dimostri. Vano. Mettila. Il Cosa? signor Botkoveli non vuole più vederti.
Guardi, questo è da discutere un secondo, eh. Da lontano da qui. Cioè, io ho questo quadratino di pace. Cosa devo fare? Non ti Vabbè. vogliamo qui. Me ne vado, guardi, chiudo anche la porta. No, fatemi contare perché sennò si è allungata. No, vedi, si è allungata la zona. Comunque secondo me c'è un modo, guardate di qua, di qua. Bloccato, malissimo. Come si sfondano le porte? Mi scusi, ma. No, non con questo. Cambia arma. Ah, con un quadrato. Ok. No, mi scusi, ma. Dovremmo andare di là noi, Non possiamo far cacciara, non possiamo far cacciara. Vediamo un attimo qua. Prendi il calibratore. Mannaggia, mannaggia, ragazzi. Non so cosa fare. Io devo andarla dentro, Non abbiamo praticamente munizioni. Direi di rinviare un attimo questa missione. SM03, potenziamenti misteriosi, dai, andiamo a fare questa perché sennò non ne usciamo più. No, non è per cattiveria, ma non siamo nelle condizioni di poter affrontare una situazione tale da uscirne indenni. Non ci voglio neanche provare, sinceramente, meglio. In questi casi è meglio essere più furbi, andare o a rifornirsi. Infatti noi continuiamo un'altra missione. Andiamo a e poi dobbiamo comunque sì rifornirci principalmente. Che se no come facciamo? Senza munizioni, senza scorte mediche, qualche potere, basta. No. Capito che siamo dei super soldati, ma non esageriamo. Allora, vabbè, parla con ok. Sì, scusate, stiamo facendo un po' di avanti e indietro, ma è necessario, è necessario. Bene, tornati all'inizio praticamente. Vediamo di tornare nel nostro appartamento. Nel nostro appartamento, stavo dicendo. Mi dispiace, ma non sono interessato. Dobbiamo parlare Non pare con niente di sostanziale. qualcuno. Parla con Sari. Di corsa proprio, scattestinati. Sky, sono qua di qua. Sky, sono qua. Posso seguire le indicazioni, dice di qua scale, mi scusi. Vado a perdere. In un bicchiere d'acqua proprio. Non sono di qua allora. Non ci spediranno tutti a di qua. Che No, non porta? possono sfrattarti senza motivo. Ciao. Non fare le Unitevi a noi! È l'alba di scusi, no, le scale. In fuori? Mi scusi. Obiettivo me lo dai mezzo muro. L'ascensione, tua destina. L'unica via di fuga da questa esistenza corrotta. L'unica è. I potenziati vengono perseguitati, disprezzati. E questo? L'unica è saltare in qualche maniera. Non c'è modo di salire. Dai, ma non possiamo perderci così, ma dai, ma io gli dico. Nei nostri corpi potenziati risiede Un po' di pietà nei miei confronti. Fate le mappe. Già. Ah, eccola qua, sta Cristoforo Colombo di Scala. Ce Non l'avevo riesco a smettere dietro, di tremare. no? Sarà ancora. Qui c'è anche un obiettivo lì, Andiamo anche lì sotto. Cercare di capire cosa dobbiamo fare. Intanto, innanzitutto. La missione principale per il momento è tornare nel nostro appartamento e ascoltare tutto inizio qua.
Adam, che succede? Non mi aspettavo di risentirti così. E io non mi aspettavo di scovare potenziamenti dormienti nei miei sistemi. Cosa? Potenziamenti sperimentali dormienti. Tu non ne sai niente, vero? Adam, sai che quello che ho deciso per te 2 anni fa? Sì o no? No, abbiamo fatto tutto alla luce del sole. Hai la mia parola. E che cosa hai scoperto di preciso? Roba sperimentale infilata nei miei sistemi. Kohler ha parlato di un involucro in neodimio. Chi può aver progettato una cosa del genere? Oddio, un potenziamento Titan? Impossibile, era solo un'idea. Allora ne sai qualcosa? Ma non c'entro. La difesa mi ha mostrato dei progetti 3 anni fa per chiedermi un parere. Il progettista era un certo Vadim Orlov. Una volta io e Megan l'abbiamo chiamato per un colloquio, ma non faceva per noi. Fammi sto tizio. Orlov, sembra russo. Chi è e perché non faceva per voi? Era un ragazzo prodigio, un genio della neuroscienza. Master a Mosca, dottorato negli Stati Uniti. I suoi voti erano fuori parametro, ma le sue teorie erano spesso confuse. Megan nutriva dubbi sulla sua condotta. Megan? Megan Reed? La stessa che ti ha permesso di sperimentare con il mio DNA? Non l'abbiamo assunto, Adam. Mi sono bastati 2 minuti per capire che a Orlov non piaceva essere messo in discussione, specie da una donna forte come la tua ex. I suoi progetti? Parlami. Quei progetti. Per caso hai conservato una copia? Erano segreti. Non ho mai avuto una copia. Li ho visti solo perché il Dipartimento della Difesa ci teneva ad avere la mia opinione. Le industrie Sarif godevano di ottima fama. Un progetto approvato da noi era un successo assicurato. Vabbè, continuo. Devo trovare quell'uomo. Lascia fare tutto a me, Adam. Presto partirò per Londra, ma posso consultare qualche mio contatto. Anche se le industrie Sarif hanno chiuso, il mio nome ha ancora un certo peso. Vabbè, sarà, intanto noi abbiamo cose che non sappiamo. Va bene. Contattami via Infolink quando hai qualcosa. Puoi contare su di me. Mi è dispiaciuto perderti di vista dopo i fatti di Pangea. Quando ho saputo che eri tornato a Detroit 1 anno dopo che ti avevano dato per morto, perché non ti sei messo in contatto con noi? Non ho potuto. I miei soccorritori mi hanno tirato fuori dall'oceano e messo in una clinica in Alaska. Nessuno sapeva chi fossi. E per lungo tempo neppure io. Per la miseria. Tu dici... Forse è stato allora che... Trova Orlov, Sarif. Devo fargli alcune domande. Lo troverò, promesso. Ti chiamo io. Per me sa qualcosa, sto qua. Sa qualcosa. Non lo so, dipende per il fondello. Adesso siamo di livello, forse? Della sì, bello, auto disponibile. Devo sventare un piano dei terroristi per ricordare che qui siamo qui per proteggere, non per soggiogare. Già, l'avevo svuotato prima, scusami, non l'avevo fatto male. Allora. Questo, accendi. Spegni qua. Vorremmo mica uscire con i fornelli accesi, mi scusi. Allora, ok, questo obiettivo quindi l'abbiamo completato. Siamo saliti di livello, da quello che ho potuto capire, anche perché ho delle nuove abilità da sfruttare, che poi andremo ad usare. Ma vediamo un attimo i nostri obiettivi attuali. Vabbè, raggiungi gli uffici della T. Vai a Cista. Devo andare a sistema. Ok, ma le secondarie faccio dopo, le facce secondarie ce ne sono 2, c'è una secondaria. Facciamo questa che ci porta in teoria alla stessa posizione. Vai a Cista, sento via. Ok, andiamo qua. Vediamo di procedere in maniera più fluida, perché sennò non finiamo più questa campagna. È lunga ragazzi. Ah, è qua, non è più rosso. Ah no, non è qua si esce, basta. Adesso? Vabbè, devo andare là. Ah!
esattamente un pelo, ragazzi. Autorizzazione, permesso, voucher, documento, pass temporaneo, coupon di viaggio e o certificato di veridicità. Ai vecchi tempi bastava il documento d'identità. I vecchi tempi sono finiti, non ne vedevo da parecchio. Livello arancio, cosa sei, una specie di agente segreto? Sono qualcuno con un lavoro da fare. E con gli strumenti per farlo, direi. Coraggio, vai. Ciao bella, sei più simpatica dell'altro comunque. Dai che devo procedere, su, grazie gentilissima. Prossima volta chiedimi anche il numero di telefono, mi raccomando. Attenzione. Ci prova anche nei giochi, Marpione. Sto vecchiaccio. Allora, spostiamoci, spostiamoci. Mi scusi, ma lei non è... Ah sì, lei è meccanico, giusto. Passivo, sì, però si lei... Ma no, civile. La fa. Puoi darmi qualcosa? Anche poco. Ah, basta, sta carità. Tanto spostiamoci, dove dobbiamo andare? Ah, ma dobbiamo tornare là, ma cosa? Ma che... Ma facciamo avanti e indietro, prendi il calibratore. No, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, che sennò qua ci stiamo veramente confondendo. Ma è lo stesso, scusami, piazza la cimice. Eh no, che è lo stesso, questo è vaiacista. Piazziamo la cimice, che forse mi sembra pure che sia qua, perché questa è la missione di prima. Fronte al fastagio, al piano di sopra. Cioè, c'è un po' di bordello, ragazzi. C'è un po'... Senza spostarci, facciamo un po' di bordello. Andiamo innanzitutto al falsario. Che questo mi sta proprio sulle palle. Sì, no, cambiato idea, scusate. Andiamo al falsario, che è quello che non voleva darmi i documenti per 70 soldi. Mi scusi, ma sono povero. Però ho bisogno giustamente di quel documento. Quindi vediamo un attimo di procedere in maniera anche abbastanza rapida, perché mi sembra che stiamo sprecando un sacco di tempo. Sembra giusto, no? Trovarsi alla fine in un... Sempre questo dove vado? Se... Vabbè... Contentemente, non lo so, taglio di qua, taglio di qua. Taglio di qua è meglio. Però non mi dà più gli obiettivi, scusi. Si può di... eccoci, così. Eccoci. Esattamente qua. Invisibilità. Apri porta. Chiudi porta. Assassina. Buono così. Buono. Buono. Attenzione, prendi tutto. Occhio. Occhio. In maniera molto stealth. Si sposta, noi lo seguiamo e lo uccidiamo. Noi siamo per uccidere, chi altro ha paura che si risveglino. Ma trasciniamo sto corpo, trasciniamo il tipo qua dentro. Non mi fido di tenerli così in vista. No, di qua mi segui lei, ecco, te qua stai. Perfetto. Una molla, non dico niente. Qui c'è la porticina. Comincio a preoccuparmi. Le strade stasera non promettono bene. Ok. No, perché sentivo quello fuori che si preoccupava. Dicevo, ma non è che mi ha sentito, no? Qua c'è la pistola intanto per terra, raccogli. Tu vieni con me. Ti lascio mica qua. Non nasconderti da qualche parte, no? Vieni, mi sta seguendo. Vieni. Vieni qua, vieni, tu ti metto di qua, là. Perché tu, ma tu sei vivo ancora? Eh sì, falsari, dice che sta dormendo, ma io gli... Questo è morto, quello dorme, vabbè. Aspettate che qua, capite che sarà un bel casino. Eh sì, certo, Facile la vita. E sopra qua è
Questo? Dai, ma così è troppo facile. Vediamo queste. Cassa di birra. Andiamo da qua, siamo mica stupidi. Per sicurezza, se possibile. Si chiude. Perfetto. Dobbiamo essere nascosti. O forse si arrivava anche in quel modo. No, che cosa è sta roba? Ma no, ma qua ci abbassiamo, mi scusi. No, non credo sia proprio. No, no. Sì. Sarà un altro ingresso, no, ma non posso andarci. No. Non si fa più passare qua senza. Ecco. È quello? Non ho proprio voglia di infilarmi in quell'uniforme domani. Gli sparo? Mi spara col silenziatore, ce l'abbiamo il silenziatore, non ricordo. Mi sembra di. Sì, ah sì, no, possiamo sì, possiamo attrezzarlo. Possiamo attrezzarlo il silenziatore. Non su quest'arma, evidentemente, ma possiamo farlo, non ricordo. O bisognava aprire l'inventario, non ricordo. Però mi sa che dopo questa modifica al nostro equipaggiamento. Tempo molto personalizza canna, nessuno, non posso mettere nessuno. E cos'è che posso modificare? Questa posso mettere il silenziatore. È vuoto, scusa. Cucina. No, non posso. Non si può, non ce l'ho, non lo so. Però abbiamo le munizioni MP, volendo. Com'è che si cambiava le munizioni? Non mi ricordo. Ma ragazzi, comunque direi che per questo appuntamento è tutto quanto. Io comunque adesso cercherò di continuare la registrazione per gli altri episodi, di capire un attimo meglio i tassi, così possiamo procedere in maniera più tranquilla e sciolta. Mi raccomando, mettete un bellissimo piace al video, se ovviamente vi è piaciuto un bellissimo piace, c'è anche la pagina Facebook che vi lascio in descrizione. E un saluto a tutti i gamers.